Ci siamo. Eccoci. Una nuova, rapida, veloce, utile e digeribile puntata di Errata Coverage. Benvenuti, buon ascolto e buon apprendimento. Dunque parliamo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare delle risposte, spesso errate, che vengono segnalate dal test svolto con Classroom. Per esempio, gli alleati sono preoccupati del fatto che la crisi del fascismo e il malcontento della popolazione potesse portare l'Italia verso il comunismo. Domanda: questa risposta è stata sbagliata quasi nel 50% dei casi e dobbiamo ragionare. Certo, la risposta è sì perché, come vedremo a breve, quando affronteremo il periodo della guerra fredda fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, uno dei temi posti sul tappeto della politica internazionale è proprio questo: l'Italia deve rimanere un paese occidentale, evitare a tutti i costi il comunismo. Tra l'altro, il Partito Comunista Italiano sarà uno dei più forti partiti comunisti europei. Un'altra questione errata è sempre legata alla politica degli alleati, in particolare degli americani, cioè lo sbarco in Sicilia. L'obiettivo politico dello sbarco può essere quello di controllare il paese per evitare che si formasse un governo troppo rivoluzionario, distante dalla politica degli Stati Uniti? Anche questa risposta è stata sbagliata in circa il 50% dei casi. Quindi denota una certa incomprensione del ruolo degli Stati Uniti e degli alleati al di là della guerra, proprio sullo scenario politico internazionale. Bene, la risposta è sì, attenzione, perché quello che bisogna comprendere, ma lo comprenderemo bene fra qualche giorno, è proprio questo conflitto che si genera fra due sistemi radicalmente opposti e contrari, anche dal punto di vista economico, anzi soprattutto dal punto di vista economico, che sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Sempre legato a questo tema che è molto complicato da capire, cioè proprio il ruolo politico degli Stati Uniti nella guerra e i rapporti con l'Unione Sovietica, riguarda un'altra domanda alla quale sono state date molte risposte sbagliate, cioè perché nell'inverno del 44 gli alleati si fermano sulla linea gotica in Toscana e non avanzano? Beh, perché c'è la lotta partigiana al nord e gli alleati devono sostenere con vivere e munizioni la lotta partigiana, perché occorre combattere il nazismo, ma allo stesso tempo c'è un pericolo politico, il pericolo che dalla lotta partigiana possa nascere un movimento che imponga un governo che si allinei con l'Unione Sovietica. La deriva italiana verso il comunismo è una delle principali preoccupazioni degli Stati Uniti. Quindi anche qui è un'altra questione importante, come la svolta politica del PC, chiamata la svolta di Salerno, intrapresa da Togliatti nel marzo del 44, che indica proprio questo, indica il fatto che il Partito Comunista Italiano vuole assicurare agli Stati Uniti invece la propria fedeltà, la fedeltà dell'Italia al blocco occidentale, così come suggerito da Mosca stessa. Perché? Perché Mosca non vuole creare un conflitto eccessivo con gli Stati Uniti e la divisione del mondo che hanno stabilito a Yalta e Potsdam è funzionale anche a Mosca. Ma questo capitolo poi lo vedremo quando parleremo della guerra fredda, di come inizia questa guerra fredda e di che cosa significa nella lotta politica internazionale. Quindi, cari ragazzi, ricordiamo che il tema di oggi è il ruolo degli Stati Uniti da un punto di vista politico nella Seconda Guerra Mondiale, le preoccupazioni del fatto che l'Italia potesse scivolare verso il comunismo o entrare in un'amicizia pericolosa per gli Stati Uniti con l'Unione Sovietica e quindi le tensioni fra l'imperialismo americano e la dittatura staliniana che governa l'Unione Sovietica. Abbiamo trasmesso